Ciao a tutti, torna The Lucky Master. Vediamo se oggi riusciremo a fare del nostro meglio. Quindi, partita 10 più 0. Andiamola subito a pescare qui. 2301. Difesa siciliana. Abbandoniamo momentaneamente la difesa russa. Di 6 Neidorf, un classico. Qui 60 partite da ricordare di Fischer, è un classico, super classico per gli appassionati. Qui si gioca col pilota automatico, purtroppo gioca anche col pilota automatico il nostro avversario, quindi dobbiamo fare molta molta attenzione. Donna C7 si occupa la colonna semiaperta con la nostra donna, dopodiché si preme su D4 cercando di alleggerire la tensione al centro. Ok, qui il nostro avversario, che è un 2-2-92, ci lascia il forte alfiere Camposcuro, alfiere di re protagonista. Non so perché questa scelta. E qui secondo me potrebbe essere valida sia la ripresa di pedone che di donna. A riprendere di pedone si sostiene il centro e si spalanca la colonna B verso il punto B2. A riprendere di donna, bisogna fare attenzione a eventuali infilate, ma A6 si vede quanto sia utile e si mantiene la pressione sulla colonna C. Quindi tutto sommato, io riprendo di donna anche perché così abbiamo pressione diretta su C3 e minacciamo un doppio cambio nel caso in cui il bianco riprendesse di donna. Ok, c'era questa giustamente, c'è da dire che possiamo entrare in questo seguito in cui il nostro avversario ha un pedone in più sul lato di donna, ma se ne ritrova tre deboli, quindi alla fin fine la posizione dovrebbe essere equilibrata. Ricordo uno di questi seguiti tanto e tanto tempo fa. Ora si è capita, si è scoperta l'idea del cambio in F6 per indebolire il D6, ma oggettivamente non mi sembra che il bianco ne abbia tratto particolare giovamento. Torre C5, abbiamo diverse idee di attacco. Torre A5 con idea di attaccare il pedone in A2. Torre A8 premendo sull'alfiere C4. E si preme anche su C3. Qui si vede, brilla la debolezza sul lato di donna del nostro avversario. Così a spanna mi sembra che il guadagno del pedone D6 sia costato troppo caro al bianco. Cessione dell'alfiere Camposcuro, pressione immensa sulla colonna C. Qui possiamo facilmente parare il colpo e lo possiamo fare con una mossa interessante come alfiere 8, perché alfiere C6 fa da tappo alla torre C8. In D7 rimane in presa. Difendere l'alfiere D7 con una torre pare peccato, non sembra il caso. Alfiere 8 mi piace di più, nello stile del buon Lucky. Il bianco ha occupato la colonna D, ma picchia nel vuoto, mentre qua di robe su cui picchiare ne abbiamo a iosa. Torre per C3. Si ripristina l'equilibrio materiale. E per giunta vediamo che il bianco si stia indebolendo anche sul lato di donna, sul lato di re. E qui la cosa si fa ancora più interessante. Dobbiamo fare attenzione a B5 a causa di torre D6, che attaccherebbe la neodebolezza. Però
G4, G4 quale può essere l'idea? F5, e se l'idea è F5, allora torre F3 e premiamo su F4. E poi abbiamo anche un alfiere C6 che ha il suo perché. E là, ok. Qui ce la giochiamo volentieri. Ce la giochiamo volentieri, principalmente per le due isole pedonali contro una sul lato di donna. È un vantaggio molto molto ridotto, ma è pur sempre un vantaggio, quindi cercheremo di sfruttarlo al meglio. Giustamente il nostro avversario cerca di liberarsi di una debolezza. Allora. Cominciamo con una mossa come alfiere B5 e andiamo a premere su D3. Poi il re bianco controlla queste tre case di accesso. Forse vuole andare in B6, ma alfiere C6 para il colpo. E se noi giocassimo direttamente torre di 8, cercando di giocarci questo finale? Non lo so. Al momento preferisco alfiere C6, impedisce alla torre di occupare B6. E poi, siccome questa torre ha la strada sbarrata sulla colonna C, ma adesso non c'è più nulla su cui picchiare, cercheremo di aprirci un varco sul lato di. Ok, di aprirci un varco sul lato di re, però al momento E6 è sotto attacco tre volte, quindi semplicemente alfiere D7, e così abbiamo pedone, re e alfiere a difendere il pedone E6 preso sotto assedio nemico. E il nostro avversario, vediamo anche che è riuscito a conquistare iniziativa. Il cambio delle torri ha favorito il suo gioco. Qui bisogna capire se è meglio di pedone o d'alfiere. L'istinto mi dice che è meglio di alfiere perché l'alfiere bianco è più forte di quello nero e riprendere anche di pedone di fatto ci lascerebbe con un pedone bloccato sotto l'attacco continuo del nostro alfiere avversario. D'altro canto, se vogliamo provare a pescare un po' nel torbido, diventa necessaria la ripresa di pedone. Qui su torre B6, alfiere C6. E intanto cerchiamo controgioco attraverso torre F8. E qui abbiamo la nostra torre che ha occupato la colonna aperta F da cui può attaccare ad esempio H2, G4, anche D4 sotto pressione, però è difesa dalla torre. Ma quella difesa da parte della torre in qualche modo vincola la torre. E quindi il nostro avversario tende a sbarazzarsene. Comprensibile. Ora, se il nostro avversario catturasse, noi avremmo alfiere C6, quindi diamo scacco. Catturiamo il pedone H2, così ci creiamo una maggioranza 2 contro 1 sul lato di re. E poi se il bianco vuole ripristinare l'equilibrio materiale, deve comunque catturare il pedone. Ah, interessante quella lì. Però abbiamo alfiere C8. Alfiere C8 ha il suo fascino, decisamente. E ora qui o si ripristina l'equilibrio materiale, o si spinge in D6, creandosi un fortissimo pedone, ma rimanendo con un pedone in meno. Vero che al momento la maggioranza del nero ad ovest è bloccata, però prima o poi si può sempre mettere in moto. Intanto re D7, blocchiamo D6, si difende C8 che difende, si cerca di difendere tutto il possibile.
Qui però c'è la pericolosissima D7. Alfiere D7, torre D6. B5. Risorsa. Forse è sfuggita questa risorsa al nostro avversario. È sfuggita anche a me, ma per fortuna l'ho trovata. E adesso qui i pedoni diventano... Beh, in realtà diventano due. No, diventano uno perché casca. A6, però non si può avere tutto ed è preferibile salvare il pedone D6. Molto bene. E adesso qui mettiamo in moto la maggioranza ad est. H5. Ok. Riprendiamo il pedone e attacchiamo E5, che al momento pareva essere anche una buona briscola del nostro avversario, briscola che di fatto scompare. Qui, temini di perdere l'alfiere adesso, non ne vedo più. Ok, allora possiamo andare all'arrembaggio col pedone G. Abbiamo ben due pedoni in più, quindi se ce la giochiamo bene con i nostri 4 minuti e 24, perfetto. Scacchiera di analisi, subito. Qui ci siamo giocati un bel finale. Devo dire che non ci possiamo lamentare. Chiediamo l'analisi del computer. Grande ritorno, 1º novembre per The Lucky Master. Vediamo un po' cosa dice il Chess Engine. Solito lieve vantaggio del bianco, tutto da dimostrare. Entrambi i giocatori hanno giocato questa fase col pilota automatico. Qui anziché donna C7 è preferibile secondo il motore B5, ma noi sappiamo quanto preferiamo sviluppare i primi pezzi e poi spingere i nostri pedoni. Cavallo BD7 è più precisa. Noi invece abbiamo voluto puntare al cambio del cavallo D4, alfiere F6, era necessaria G per F6 per evitare di perdere il pedone D. Questa sinceramente l'ho vista solo dopo, eh. È grave, ma confidavo sulla potenza di alfiere donna. Alfiere per, donna per, e tra l'altro è stato anche meglio di donna perché così ho potuto rifarmi. In C6, donna D6, donna per, torre per, alfiere E7. Qui proprio è il motore che fa le sue considerazioni. Qui in realtà il giocatore esperto vede che questi tre pedoni contro due non valgono tanto di più. Invece il motore dà un mezzo punto secco. Chapeau. Re E7, vantaggio secco per il nostro avversario, e qui una piccola riflessione. Si vede come il buon Lucky, quando sceglie delle linee teoriche in apertura, spesso si ritrovi a mal partito. In questo caso più uno per il nostro avversario alla 14ª mossa. C'è anche da dire che cominciano adesso le grandi manovre nel finale, e qui vediamo come ci sia nel suo ambiente naturale. Qui era necessaria alfiere 2, alfiere C6, torre HD1, oppure H4, torre AC8, torre H3, comunque valorizzando subito l'attività dei pezzi. Il bianco ha scelto alfiere C4, che è una mossa che funziona molto bene nella siciliana, ma meno che nel finale. Apertura e medio gioco, questo alfiere è fortissimo. Picchia sulla diagonale A2, G8, dove c'è il re che non può uscire allo scoperto, quindi ha il suo perché. Ma ora con Re N7 nel finale la musica cambia. Qui avremmo dovuto giocare torre HC8, raggiungendo subito la parità. Torre D4 è comunque pari. La valutazione del buon Lucky nel finale era corretta. Sbagliate le considerazioni in apertura, sicuramente si poteva vedere di più. Ma
ma proprio l'apertura non è il pezzo forte del nostro Lucky. E in compenso nel finale può dire la sua. Anche contro giocatori intorno ai 2300. Lichess, specifichiamo sempre Lichess. Alfiere E8 è corretta, alfiere B3, torre per C3, G4 e qui c'è un indebolimento importante del lato di re, che però avremmo dovuto sfruttare subito con H3. Torre 1, D2, G6 e la partita va avanti. Però va avanti con un vantaggio importante del nostro Lucky. Invece noi abbiamo preferito, anziché andare in H3, solo in F3, premendo su F4 e la posizione torna di nuovo pari. Qui potevamo mantenere più gioco con torre F2, invece abbiamo cambiato, ma la musica non cambia. Alfiere C6, F5, alfiere D7, F per E6, F per E6 corretta. D4, torre F8, mossa spontanea anche da un punto di vista psicologico. Il bianco si ritrova a premere in tanti modi, però alla fin fine c'è la roccaforte costituita da re alfiere pedone che dà libera strada alla torre F8. D5 va bene, torre F2 va bene. E qui bisognava centralizzare il re con re C3. Re A3 proprio non piace al motore. Noi qui avremmo dovuto cambiare subito in questo modo. Non poteva catturare per via di torre E2. Alfiere A6, torre per. A mettere la torre qui? Ah no, c'è torre A5, eccola lì perché non funziona. Eh già, torre A5, torre B6, bisogna difendere comunque l'alfiere. Alfiere G4 e poi c'è una corsa contro il tempo, però il nero può correre con due pedoni, il bianco solo con uno. Secondo il motore il vantaggio è decisivo, meno 2-1 per il nero, ma oggettivamente bisognava arrivarci. Peccato, io qui in maniera molto più materiale ho avuto l'opportunità di catturare un pedone H e di giocarmi un finale con materiale pari, con una struttura pedonale più sana. E il nostro avversario invece ha continuato a premere. Alfiere C8, D6, re D8 più precisa, interessante. Avremmo evitato quell'alfiere A4 molesta. Re D8, D7 pari. D7 pari, alfiere D7. E qui il bianco aveva a disposizione, sembra tanto semplice questo seguito. Guardate che meraviglia! E di colpo la torre attivissima, il materiale è pari, pedoni A, pedoni E e poi c'è un pedone H7 contro il pedone in G4. E qui, e secondo me è proprio di assoluta parità. Semplicemente bisognava, dopo alfiere D7, cambiare in D7 e poi rifarsi su B7 e G7. E sarebbe stata una degna conclusione di una partita con diverse sbavature da ambo le parti. Così non è stato, il bianco è stato ingolosito dalla possibilità di guadagnare un pezzo, però adesso il vantaggio è completamente nelle mani del buon Lucky, non si lascia sfuggire la semplice B5, re 7 funziona, torre A6 necessaria. E qui il motore consiglia torre 2 per rifarsi subito su E5. Qui in realtà, presi dalla voglia di chiudere la partita, abbiamo forzato il cambio dei pedoni sul lato di re, rimaniamo col pedone libero G e adesso casca pure E5. Torre A7, torre per E5, re B4, ma
abbondantemente difeso dall'alfiere oltre che dalla torre, il pedone B5. E dopo G5, vista la mala parata, il nostro avversario ha abbandonato. Vediamo un po'. Livello di accuratezza 96%. Alla fin fine, in questa Nijdorf Variation, il buon Lucky ha commesso appena appena due imprecisioni. Anche il nostro avversario, prima della disastrosa torre D6. Avversario che comunque 2-2-92 non ha proprio un rating basso, e quindi insomma, devo dire che non ci possiamo lamentare. Che vi devo dire? Tante cose. 1. Iscrivetevi al canale. 2. Attivate la campanellina. 3. Spargete la voce tra i vostri contatti, insomma. 4. Divertitevi. E 5. Buon sabato a tutti. Anche se è venerdì, pazienza. Un saluto a tutti, statevi bene. Fantastico, fantastico.